che adesso... Ecco, vai. Andiamo o non andiamo? Vai, vai. Governo ladro! Abbiamo pazientato 30 anni! Vabbè, ragazzi, oggi dobbiamo parlare di cose piuttosto importanti, anche se lo diciamo in tono piuttosto scherzoso. Dimesso, va, diciamo. Sì, e però sono cose che dobbiamo dire. E per presentare questa faccenda, voglio far vedere una immagine che è estremamente indicativa dei progetti, di ciò che ci sta attorno, di ciò che è probabile e che viene descritto qui benissimo da un disegno che ovviamente non trovo, perché quando non lo cerchi viene sempre. E invece è differente la questione. In ogni caso noi parleremo della situazione attuale, che è una delle più gravi situazioni in cui i giovani, noi giovani praticamente, noi della seconda metà del Novecento, non eravamo abituati, perché effettivamente la situazione, per chi la vive, ma la vivremmo anche noi probabilmente, in un prossimo futuro, la situazione non è tra le più allegre, anche perché vengono utilizzati degli strumenti bellici che quando scoppiano fanno molto rumore. E lo diciamo anche per i nostri amici, magari i quali si illudono che qui da noi, soprattutto a Roma, perché c'è il Papa, certe cose non avvengono. Io invece ritengo che... No, bisogna dire che di papi ne sono stati ammazzati qualche decina, non qualcuno. Sì. Mentre erano, ricoprivano la carica di papa, quindi non a caso. Sì, ma ecco... E poi centinaia nel momento delle elezioni. Certo. Quindi ricordiamolo sempre. Ma questo per mano santa. Certo. Ogni tanto c'è qualche mano santa che a certe persone gli dà quello che si merita. Ma oggi invito i nostri amici a seguire i passi del gesuita che sta a capo del Vaticano, il quale pare che si sia mosso adesso a favore di una pacificazione in terra di Ucraina, cioè quando le armi sono già state utilizzate. È stato inviato un messo del Papa proprio qualche giorno fa a chiedere udienza e per avere la possibilità di discutere con Putin. C'è una strana coincidenza, no? Tanto il messo del Papa sarebbe meglio che andasse a parlare col capo della religione ortodossa, che forse si intendono meglio, visto che sono quelli i due reali. E poi secondariamente perché le armi sono state utilizzate tutte. Quindi l'investimento finanziario nella produzione di armi ha reso quello che doveva rendere. Questi sono i calcoli che dobbiamo fare. Le case matte sono state svuotate. Esattamente. E quindi adesso si può riprodurre la nuova generazione di armi. Nuova generazione di armi. Nel contempo bisogna fare la pace, perché non sai come utilizzarle. Non ci sono. Ecco quella la prospettiva, Però no, bisogna fare una riflessione. Ma quando nel 1917-18 l'Italia soccombeva, ma c'era una produzione industriale sufficiente di esplosivi e di bombe e così via, e di proiettili? Ma la produzione... ma voglio ricordare a questo proposito, era una domanda eufemistica, perché volevo ricordare che l'emancipazione femminile in tutta Europa, in particolare in Italia, accompagnato. Si è dovuta al fatto che gli uomini erano tutti al fronte o comunque impegnati nella guerra. E quindi la forza lavoro era data dalle donne che sopperivano alla mancanza di uomini. Queste sono le cose molto importanti, anche perché, ma è un fatto banale, cioè non è una stranezza, è un fatto banale che l'emancipazione è sempre legata a momenti di crisi, certo. Se no come fai a emanciparti? Certo, non c'è neanche la necessità. Se c'hai
il potere saldamente tenuto da loro signori, questi non ti emancipano mai. È solo quando hanno bisogno che ti danno qualcosa in cambio al tuo contributo. E adesso veniamo a un altro discorso che è molto importante, perché è un discorso che è stato fatto, qui vi faccio vedere da chi, e che è molto interessante. Eccolo qua. Come al solito, eccolo qui. Ecco, Alessandro Di Battista e Odifreddi. Buoni. Che dicono delle cose abbastanza interessanti. Odifreddi è abbastanza attendibile. No, parte anche parte. Perché sa di quella cosa parla. Sa al di contrario cosa... di Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista comunque... ha... un ragazzotto. Beh, ha trovato in questa crisi la modalità di potersi esprimere al di fuori degli schemi, questo glielo dobbiamo riconoscere. Tra l'altro è anche bravo a parlare. Ma qui c'è una cosa importantissima, che è tanto importante che la voglio leggere. Se uno guarda però da un punto di vista meno soggettivo, personale e più oggettivo, andando a guardare la storia, come noi abbiamo sempre fatto, che è quanto ho cercato di fare andando a ritroso agli inizi, che cosa ci fosse oggi agli inizi dell'Occidente, per esempio, o persino nel caso della religione, cosa dicesse la Bibbia, eccetera. Si accorge che quelle cose sono in realtà endemiche. Adesso parlavamo di Gaza. Se uno prende la Bibbia... Ma chi è che parla? Questo è quello che parla, come è un dialogo tra Alessandro Di Battista e Odifreddi, chi è? E in questo momento è Odifreddi. Ah, ok. Ma sono concordo, cioè in questo dialogo, faccio vedere di nuovo, il libro è quello di Odifreddi, c'è del marcio in Occidente. In Danimarca? No, in Occidente è la stessa cosa. La Danimarca non si sgancia mai dall'Occidente, come dimostra Shakespeare. Palermitano. Esatto. Crolla lanza di Palermo. Esattamente. E il famoso conte di Crolla lanza, ricordiamocelo. Di discendenza svizzera. Esatto. Adesso parlavamo di Gaza, attenzione. Se uno prende la Bibbia, la apre e legge il Pentateuco, cioè i primi libri che sono il racconto mitopoietico di come è nato lo Stato di Israele e come Israele si è appropriato di quello che all'epoca era quella che veniva considerata la terra promessa dal popolo eletto. Una precisazione, il concetto di Stato... è del 1350 circa. Come sì. Fa a dire che la Bibbia... No, lui... No, no, attenzione, lo dice in maniera molto chiara. Lo Stato di Israele è la modalità con cui questi signori hanno applicato i dettami della Bibbia. Capito? Ma non era uno Stato, era un prodromo allo Stato. Ma non è nemmeno uno Stato, è un'appropriazione, ma adesso lo dice qui. Ah, ok. Qui parla lo Stato di Israele, quello che è avvenuto nel 1948. Ah, ho capito. E come Israele si è appropriato di quello che all'epoca era quella che veniva considerata la terra promessa dal popolo eletto, cioè i futuri israeliani. Si accorge che i metodi usati in quel tempo sono esattamente quelli di oggi. Certamente. Non hanno nessun rispetto per l'onore, la lealtà, la dignità, sono tutti concetti sorpassati dal Dio denaro. E questa è la cosa importante che volevo leggere. Ecco perché di tanti cognomi ebraici, Goldstein, Silvergold, Golda Meir. Sì, Golda Meir, Golda, gliel'hanno messo anche come nome.
Cioè per loro l'importante è più l'argento e l'oro. In si accorge che i metodi che usati in quel tempo sono esattamente quelli di oggi, cioè l'idea di fare letteralmente pulizia etnica. Eccolo là. Il libro di Josué. Ecco perché nella loro, diciamo, ideologia condivisa, nel loro pensiero comune, ha potuto nascere quel concetto che in una mente normale, di una persona normale, non sarebbe mai potuto uscire, cioè l'olocausto. Sì. Cioè è in programmazione neurolinguistica si dice, sì, esatto, che quello che tu parli, quello che tu emetti dalla esatto, con le parole, è la tua essenza. Beh, il tuo pensiero profondo, anche e soprattutto se è inconscio quello che dici. E lo applichi quando vuoi e ne fai una propaganda. Certo. Bellissima precisazione. Il libro di Josué. Attenzione, poi c'è un altro aspetto, assolutamente, che è una turpitudine, che noi oggi, che siamo gli eredi dell'impero romano, siamo costretti a accettare una religione che ha come propria ideologia fondante queste cose qui. È come se niente fosse, perfettamente naturale. Ma per quale ragione io devo rinunciare alle grandi divinità, a cominciare dal grandio Priapo, no, di cui noi siamo fedeli ammiratori. E per finire all'imperatore, esattamente, l'imperatore, esatto, era anche papa inizialmente. Esatto, esattamente, anche il papa ha usurpato il ruolo dell'imperatore, se no non ci sarebbero state le guerre di barbare. No, le guerre di bizantine. No, allora scusate ragazzi, allora le guerre di, stavo per dire iniziazione, ma ho capito. Non te lo ricordi nemmeno tu. Ma ci arrivo anch'io. Vai, quelle di Enrico IV, di Barbarossa. Esattamente. Delle investiture. Allora io ero abituato al termine one e non mi veniva la parola investitura, che invece venisse con ura, come usura. Sì. Le guerre di investitura. Ma perché ci sono state? Le guerre di investitura si chiamano investitura. Ricordiamo che a Calcata, sì, è morto perché ha aggredito alle spalle l'imperatore Ottone I, qui, sì, a due passi da casa, esattamente, nostra. Esattamente, veramente a due passi. Noi ci siamo Un grande imperatore che doveva riformare l'impero germanico-romano. Noi ci siamo andati tante volte, abbiamo fatto anche parecchi video. Continuiamo. Perché il discorso è lo stesso. Allora, voi volete stare lì perché i vostri antenati... Va bene, allora noi diciamo che i nostri antenati avevano il possesso di quei territori, perché questi territori, tra l'altro, sono stati anche teatro delle guerre tra i crociati e gli islamici, e allora noi vogliamo andare lì. San Giovanni d'Acri. Esatto. Il libro di Giosuè, che molti non leggono perché è successivo al Pentateuco e finisce con la morte di Mosè, quel Mosè che non entra nella terra promessa come punizione divina, in un certo senso per aver dubitato ad un certo punto dell'impresa, è il primo libro della conquista della Terra Santa. Qui sono citate 11 popolazioni in 11 zone di quella che oggi si chiamerebbe appunto la Palestina estesa, la Grande Palestina, che comprende ovviamente Israele, Gaza, Cisgiordania, eccetera. E queste 11 popolazioni sono state sterminate con l'aiuto di Iddio, con l'incitamento da parte della divinità. Mi sono divertito a contare quello che la Bibbia dice siano state le vittime nella presa della Terra Santa. Sono 750.000, ma elencati a 100 di qui, 100 di là, 10.000 di qui e 10.000 di là. E si scopre che quello è il modo
in cui gli israeliani attuali pensano che la loro terra fosse stata conquistata. Ripeto, quella terra lì, siccome è stata frutto e terreno non solo delle guerre combattute dagli europei, diciamo, perché ovviamente i crociati erano europei, ma hanno dato vita anche a grandissime opere d'arte, beh, quella terra lì ci spetta anche a noi. Oggi è semplicemente un mantenere con gli stessi metodi quello che effettivamente Dio aveva dato 3500 anni fa. Anche il fatto di rispondere in maniera completamente sproporzionata è un assurdo. Hamas ovviamente ha lanciato missili, ha fatto 1200 vittime, mettiamo anche 1500 vittime, a fronte delle 35.000 vittime palestinesi, una sproporzione abnorme. Sarebbe insopportabile, Israele non lo potrebbe fare e questo sarebbe sufficiente per disintegrare un'amicizia. Però questa è la dottrina ufficiale dello Stato israeliano. Si chiama Daia, che trae il nome da un quartiere del Libano, in cui è stata adottata la prima volta nel 2006. Si tratta di una strategia militare di guerra asimmetrica, delineata dall'ex capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane, IDF, Gadi Eisenkot, che comprende la distruzione delle infrastrutture civili di regimi ritenuti ostili, come misura calcolata per negare ai combattenti l'uso di tale infrastruttura e che approva l'impiego di una forza sproporzionata per raggiungere tale scopo. Secondo tale strategia, Israele deve agire immediatamente con decisione e con una forza sproporzionata rispetto alle azioni del nemico. Questa comunque è una tecnica che è stata utilizzata non solo da Israele, diciamolo chiaramente, perché l'uso della bomba atomica, ad esempio, dagli Stati Uniti, bomba atomica pensata sempre da loro e costruita da loro, anche se poi con l'invenzione, no? Alcuni di costoro si sono pentiti, io non ci credo affatto. Ti immagini se si è pentito, quei personaggi si sono pentiti per avere mandato delle schicchiarette contro i giapponesi, sai che gliene fregava, allora come oggi. E con una forza sproporzionata rispetto alle azioni del nemico e alla minaccia che rappresenta. Tale risposta mira a infliggere danni e infliggere punizioni a un nemico secondo una misura che richiederà processi di ricostruzione lunghi e costosi, fungendo da deterrente dissuasivo per azioni ostili future. Ed è proprio quello che effettivamente è avvenuto e sta avvenendo. Ricordiamoci che il Giappone ha potuto ricostruire facilmente le due città perché per la stessa ragione per cui sono state facilmente distrutte. Essendo erano città, di carta. Erano o di carta o vuoi di legno, ma di legno poco. Di poco spessore. E sta bene, Israele offre risposte sproporzionate perché questo è istituire il terrore nel senso letterario. È un po' come fanno i poliziotti americani. Avete visto il caso di quel povero italiano che ha toccato il distintivo a un poliziotto e si è trovato incaprettato e non poteva più muovere neanche le mani? Mi ricordo che è stato filmato, l'abbiamo visto benissimo in televisione. Queste risposte sproporzionate hanno l'obiettivo dichiarato di incutere il terrore. E questo ricordiamo, a proposito della polizia e del sistema giudiziario americano,
che in America ci sono 4 milioni di prigionieri carcerati con pochissimi diritti. Pochissimi, no, hanno il diritto, siccome molte carceri sono private, di proprietà privata, certo. Allora il padrone ha il diritto di fare quello che vuole di quelle persone. Come ti ricorderai, allora lo diciamo agli amici, perché sennò qui non riescono magari a fare mente locale, oppure non lo sanno. Successe una situazione abbastanza incresciosa quando il proprietario di alcune carceri chiese ai carcerati, in cambio di una vita più tranquilla, di cedere il proprio sangue che sarebbe stato venduto, che ho beccato anche io, ecco, che sarebbe stato venduto tossico, un sangue esattamente, tossico, esattamente. Che no, vanno no, ma diciamo tutte queste cose, diciamolo che è bene che le persone le sappiano, perché quello che è successo con i vaccini in questi ultimi tempi fa parte di un sistema di corruzione che è il Ministero della Sanità, e io lo so molto bene, se mi permettete, che l'ho frequentato a lungo, era abituale. Allora, 20.000 dosi di sangue infetto distribuite in Italia a partire dagli anni 80, 82, 83, quegli anni là. Fra questo... cui ci sono cascato, dovuto cadere, come si dice, ripetutamente ho torto collo anche io, in quanto ho avuto bisogno di trasfusione di sangue in quel periodo, avendo avuto un incidente stradale grave, e ho fatto, non so, 2 o 3 sacche di sangue, di quel sangue lì. Ma per cui mi sono beccato senza mi sono beccato che mi ha trasmesso l'epatite C, allora, tra le altre cose. Allora raccontiamo esattamente, per il modo che gli amici capiscano bene. Questo sangue fu dato... Ci abbiamo 4 minuti. Vabbè, questo sangue è stato venduto tranquillamente senza fare mai le analisi e senza purificarlo. È stato venduto per favorire la campagna elettorale di Clinton, perché il proprietario di quelle carceri era un fanatico sostenitore di quella santissima coppia che si chiamano Clinton e Clinton, diciamo così, oppure Clitor, per ricordare il clitoride. Questo sangue è stato poi a sua volta venduto al Canada, dove nessuno ha mai fatto le analisi, ed è stato acquistato anche dal Ministero della Sanità italiana, dove se ne sono guardati bene dal farlo analizzare. Queste sono le cose che ci dobbiamo ricordare. Ed è stato distribuito tranquillamente in giro per l'Italia, ai bisognosi ovviamente, non a chi non ne aveva bisogno. E questi sono i criminali che hanno sempre gestito il Ministero della Sanità. Criminali, assassini, dovrebbero essere impiccati tutti quanti. Tornando a conclusione di questo discorso qui. Comprende la distruzione delle infrastrutture civili di regimi ritenuti ostili come misura calcolata per negare ai combattenti l'uso di tale infrastruttura e che approva l'impiego di una forza sproporzionata per raggiungere tale scopo. Secondo tale strategia, Israele deve agire immediatamente, con decisione e con una forza sproporzionata rispetto alle azioni del nemico e alla minaccia che rappresenta. Tale risposta, infatti la risposta, lo vediamo Stringi. Anche nel comportamento Stringi. Nel confronto delle truppe italiane, di interposizione che servono, erano state messe lì dall'ONU per difendere i poveri cittadini libanesi, perché la nostra presenza in Libano è esclusivamente per difendere i cittadini civili libanesi, chiaro? E adesso stanno ancora a discutere se
e ritirarli o lasciarli. Tale risposta mira a infliggere danni e infliggere punizioni a un nemico secondo una misura che richiederà processi di ricostruzione lunghi e costosi. L'ho voluto rileggere in modo tale che si possa capire bene il discorso. E sta bene, Israele offre risposte sproporzionate perché questo è istituire il terrore nel senso letterale. Stringi, e con questo l'abbiamo concluso. Va bene, sempre. So long. Laudetur Priapus. Aspetta, facciamo un'operazione, vediamo. Ma io pensavo ne avessi di più. Aspetta.